cosa penso della Formula 1 attuale. La Formula 1 attuale è cambiata tantissimo rispetto a quei mostri che ho avuto il privilegio di guidare. E la cosa buffa è che il numero di cavalli sotto al cofano è forse superiore a quelli che avevamo noi all'epoca. Però tu vedi oggi i piloti salire su un'auto di Formula 1 e in pochi giri raggiungere molto rapidamente il limite, perché le macchine sono incredibilmente perfette e devo dire anche evidentemente incredibilmente facili da guidare. Poi va tutto virgolettato perché è sempre tutto relativo, però con la preparazione di base che ha un ragazzo a cui viene offerta la possibilità di guidare un'auto di Formula 1, normalmente la macchina è talmente sincera da poter essere portata molto rapidamente vicino al limite. Alla mia epoca non era così, e non è che lo dico per, come posso dire, evidenziare il fatto che noi fossimo piloti migliori, perché anzi credo che sul livello generale di preparazione dei piloti moderni di oggi ci siano caratteristiche che mi portano quasi a credere il contrario. Oggi i ragazzi sono tutti degli atleti, sono tutti molto preparati anche tecnicamente parlando. All'epoca eravamo più naif, tanti dei piloti fumavano, stavano fuori la notte, andavano insomma, l'immagine del pilota donna era diffusa anche tra gli appassionati che seguivano questo sport. Eppure guidare un'auto significava molto spesso dover essere un artista del volante, perché c'era tanto da inventarsi ad ogni giro, ad ogni curva. La macchina aveva reazioni imprevedibili, quei 700-800 cavalli che avevano sotto il cofano erano difficili da dominare con le gomme dell'epoca, con i telai costruiti in un modo diverso, con meno programmi di simulazione, con meno programmi di galleria del vento virtuale. Insomma, era una disciplina sportiva, appunto, in cui il contributo del pilota incideva decisamente di più, come posso dire, nel produrre la prestazione finale.